L'azienda RAI, che a lungo si è sempre proclamata fornitrice del servizio pubblico radiotelevisivo per l'Italia, è scesa a forti livelli di sciatteria e di mancanza di rispetto per gli ascoltatori. Ciò è avvenuto da quando sono stati nominati la presidente Monica Maggioni e il direttore Antonio Campo Dall'Orto, il quale ha davanti a sé un solo obiettivo: obbedire al Presidente del Consiglio ciecamente. Il disprezzo per gli ascoltatori lo si può verificare dalla qualità dei programmi, eccessivamente ripetitivi, che denotano mancanza di idee e incapacità di trovarne, ma anche da piccoli particolari, come quello della trasmissione recente del concertone da Piazza San Giovanni in Roma del 1º maggio, ad opera di Rai 3. Ebbene, ogni mezz'ora le varie prestazioni sono state interrotte da pubblicità, con tutti i canali di trasmissione che ha la Rai, non ne ha trovato uno che gli consentisse agli ascoltatori di vedere in pace un qualcosa di musicale molto interessante. E si sono accanite queste pubblicità anche nel momento più sbagliato, perché cito appena due gruppi: Tino Mancino di Federico Zampaglione e Fausto Masoleta, quello di Benedetta Sicilia. Ebbene, la loro esibizione è stata interrotta da ben 5 minuti di pubblicità. Artisti che raramente tengono concerti durante l'anno e che Rai 3 aveva il compito anche di, invece di annegarli completamente, di farli maggiormente conoscere. Antonio Dall'Orto fece parlare di sé quando direttore della A7 fermò lo spettacolo di Daniele Luttazzi, che a suo dire aveva satireggiato troppo pesantemente nei confronti di Giuliano Ferrara. Pensate un po'. Ebbene, l'azienda seguì un processo e l'azienda dovette pagare la bellezza di 1.200.000 euro all'artista. E Campo Dall'Orto uscì dalla 7 con alle sue spalle un buco di 120 milioni di euro. Un direttore capace solo di sentire i desiderata del capo del governo necessariamente manca anche di senso autocritico, altrimenti si sarebbe dimesso per tempo, vedendo che non era all'altezza del compito che gli era stato assegnato, e magari avrebbe potuto dedicarsi a qualcosa di più utile. Lui, Campo Dall'Orto, per esempio alla produzione agricola.